Buona giornata da Nico Schiodetto, satellite già stazionario a 36.000 km di altezza che ci fotografa un lunedì perturbato sull'Italia, complice questa perturbazione che sta transitando da ovest verso est. Nuvolosità compatta sulle regioni centro-settentrionali, piogge attesa per il sud, però questo minimo depressionario raggiungerà anche le estreme regioni meridionali. Quando? Lo vediamo con la prossima grafica. Intanto prossime ore, piogge al centro-nord, a tratti anche intense, battenti su Levante Ligure e le zone prealpine, nevicate in calo in serata anche sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi settentrionali. Dicevo, piovaschi in arrivo anche verso la Campania e poi in nottata anche alcune zone del sud, specie tra Puglia e Basilicata. Difatti poi la giornata di domani sarà a tratti instabile sulle regioni del centro-sud con questo minimo depressionario, fenomeni concentrati però in particolar modo centrali tirreniche, medio, basso adriatico, neve sull'Appennino, ultime piogge che si attarderanno anche tra Venezia ed Emilia-Romagna con neve a quote basse sulle Dolomiti. Più sole al nord-ovest perché la perturbazione traslerà verso est, verso i Balcani. Cosa succede poi tra mercoledì e venerdì? L'anticiclone sarà presente ma sull'Europa centro-occidentale con i suoi massimi proprio tra Francia e isole britanniche. E questo permetterà difatti la discesa di aria più fredda dai settori centro-settentrionali del vecchio continente verso l'Italia con temperature contenute, specie al nord. Grandi precipitazioni non ce ne saranno, anzi mercoledì una bella giornata, però giovedì e venerdì non escludiamo qualche fenomeno pomeridiano possibile a ridosso delle zone montuose. Cambiamenti di nuovo, forse a partire dal weekend potrebbe riformarsi una lacuna barica con precipitazioni in arrivo sull'Italia, sul Mediterraneo. Seguite tutta l'evoluzione dinamica scaricando l'app di Trevi Meteo.